Abbiamo un problema che da anni ormai interessa anche la nostra provincia di Imperia, che è quello del punteruolo rosso. Si ha un'idea di quante sono le palme che sono state abbattute negli ultimi anni per colpa di questo punteruolo e quante sono a rischio? Ma sostanzialmente possiamo dire che il punteruolo è arrivato nel 2007 qua in Riviera come prima segnalazione, nel 2010 è arrivato a Sanremo e ad oggi, in questo periodo, possiamo contare in tutta la Liguria, quindi ha compreso anche il Levante, valutare in circa 5.000 le palme perse. Di queste 5.000, il 95% sono palme Phoenix canariensis, quindi il colpo, diciamo, il danno provocato sostanzialmente è più che altro legato a questa specie. Quante sono quelle a rischio invece? Ma a rischio c'è ancora una grande percentuale di canariensis, che potrebbero rappresentare ancora un circa 10.000 palme tra privato e pubblico, e queste sono esposte certamente ancora a questo fitofago. Quelle 5.000 che sono state abbattute sono dal 2007 o da più avanti? No, dal 2007 fino ad oggi, però è un dato statistico approssimativo, perché di fatto il decreto di lotta obbligatoria impone la segnalazione delle piante abbattute al servizio fitosanitario, ma non tutti i privati lo fanno e non tutti i comuni sono in regola con questa normativa, per cui di fatto è un calcolo comunque sempre approssimativo, come in tutta Italia d'altra parte. Esiste una lotta biologica, come funziona? Sì, la lotta, diciamo che abbiamo fino ad oggi sperimentato dei metodi meccanici ma con poco risultato. La lotta chimica lo stesso, non ci ha dato risultati, ma soprattutto crea dei problemi di inquinamento ambientale veramente importanti. Oggi come oggi, proprio una recente notizia di giorni scorsi, di ieri, l'altro ieri, la Francia ha autorizzato un protobiologico sulla commercializzazione e sull'utilizzo in ambiente urbano francese. Quindi questo prodotto si basa su una boveria bassiana, cioè su un fungo che contrasta questo insetto abbinato a nematodi, e ne consente un largo utilizzo anche in ambiente urbano, quindi la costa e luoghi anche molto frequentati dalla popolazione. Ma cos'è, un pesticida? Come funziona? Parliamo di pesticida, parliamo di antagonisti naturali, quindi abbiamo delle forme viventi, dei microrganismi che attaccano il fitofago naturalmente e lo uccidono. Però questi prodotti non sono prodotti di facile utilizzo, parliamo di un prodotto che è vivente, quindi ha bisogno di temperatura adeguata, di un trattamento